bella, senza macchie e senza paura, Nino Manfredi, il carabiniere a cavallo. Un film diretto da Carlo Lizzani. Mamma mia! Che paura! Ma che fai? No, avevo calcolato che c'entravamo giusto e giusto. Giusto e giusto. Ma ferma là, i cosi là. Ma dove siamo qua? C'è il passaggio a livello chiuso, ecco perché. Il cadavere è sceso a prendere una boccata d'aria. Ma come fa l'autobus a passare qua in mezzo? Infatti non ci passa, la fermata è in vendita. Se gli interessa. No, grazie, io che ci faccio? Se la mette sotto casa c'è sempre l'autobus a portata di mano. Il signor Maimone. Lietissimo. Beh, è difficile che saluta la mattina. Andiamo che ci stanno aspettando in chiesa. Che figura. Ma noi non ci conosciamo. Noi? Finora non ho avuto mai a che fare con i carabinieri. Il carabiniere a cavallo Nino Manfredi, Annette Stroiberg la sposa segreta, Peppino De Filippo testimone di un matrimonio ancora più segreto e una luna di miele compromessa da un ferreo regolamento, dal dovere di un marito e dal nitrito di un cavallo. Il carabiniere a cavallo! Venite qua, sì. Voi dovreste fare una corsa fino a quel trattore laggiù e poi torna indietro. E perché? Ma così quello vi vede e vi spara addosso. Ah, hai fatto veramente una bella pensata, ma che sei impazzito. State tranquillo, al corso ci hanno insegnato che in questi casi il delinquente si emoziona e spara male. Ehi, lascia perdere il corso, quello non si emoziona e spara bene, oh. Una irresistibile e pericolosa avventura. Signor Maimone, figlia unica? Il vostro marito non se lo ricorda, figlia unica? Unicissima. Ma quando vi spicciate? Io mi sono scocciato di fare il triangolo qua. Avete fatto? Ancora no! Aia, mannaggia! Levati, ridere! No, lascialo, per carità! T'arrò vogliere intestini come una furcattata di maccaroni! Fermo, sono un carabiniere! Ancora per poco! Il carabiniere a cavallo, Nino Manfredi e Maurizio Arena, decisi a mantenere l'ordine anche a costo di scendere da cavallo. È stata una girata d'occhio. Io ero appena sceso da cavallo. Ah, tu eri sceso da cavallo? Certo. E no, perché se te lo fregavano mentre ci stavi sopra era più grave. Una gaia avventura, personaggi umani e divertenti, un mandato di cattura contro il malumore, spiccato da Il carabiniere a cavallo.